senti? Sì. Niente, mo ho parlato col carpegliere che sta là, il muratore, Claudio si chiama. Tu prendi la sta attrezzata, quando stai là sopra la sta attrezzata, mi chiami e dopo lui ti viene in conto. Quello in pratica quando fai alla fine darti la tiburtina e dai in monte, però i punti precisi, cioè non me lo sapete spiegare anche se con piedi che vi incontrate. Va bene. Salvatore, mi senti? Marcheggiano Orazio, quello attavolato, sono 9 metri cubi R30, però a luna, prima che non è pronto. Va bene, qua non hai capito qual è la situazione, non so caricare altri 9 metri, però non so capito se le fa a luna, se continua, se potremmo continuare o no. Lo so, ho capito, vabbè, dopo vediamo, mo vediamo che succede, queste, mo gli dici che... Dopo se questo mette lucemente non ci sta più nessuno, se ne va la bomba, dove avessi io, dopo vedremo che succede, dai. Andiamo a fare la lancia, ci veniamo in un'altra bomba, potremmo farci pure la bomba media dopo, eventualmente se siamo incatenati ci va la bomba media, se ci arriva. Sono a fare, la parte più lontana infatti, però dopo non lo so, se c'è un'esigenza della K41, le pomeriggio, ma credo no. Più che altro le bombe piccole sono molto più richieste, quelle potresti fare la troiane, Alvaro questa infa rigide, le due più grandi, e qui si tra la media e le bombe. Ma da aspettare anche dopo. Non ti ho capito. Devi aspettare qualcuno, dico, se, quella se una bomba deve tornare lì a luna. No, ma vediamo, ma è prematuro perché l'utempo è quello che è, può pure piovere, si capisce niente, dopo prima mezz'ora vediamo. Va bene, senti, siccome Cobin mi ha detto che poteva mettere qualche macchina pure senza pompa, io ora lo chiamo e vediamo se ci posso cominciare a mettere qualcosa. Bene. Salvatore, mi senti? Niente, vuoi rientrare Alessandro, se eventualmente ti serve sta qua, se no fa qualcosa. Va bene, no, niente, come mi sono parlato, pensavo anche se le fa, se le fa prendere a sapere, se mo piano piano, il locandiere, dopo ti faccio sapere, telefono, se no no, c'è, qua c'ho due macchine ferme pure, vediamo che succede. Va bene, mo così tanto per dire, va benissimo. Salvatore, se mi senti, sto ripartendo e ce ne sta una metrataccia buona. Salvatore, mi dai uno sguardo? 2:12. Ok. E Guido, mi senti? Sì. Come che sta il conto di Roberto che la pale è, si muove a caricarsi i cani, è una palazzo di Pietro Strone che già, già si sta ambito sopra. Va buona, ma... Non è urgente al secondo, però mio, appena ci voglio, ci voglio. Va bene. Guido, mi senti? Sì. Che avevo il pano che ha detto a Spuldoro, da Montesecco, quella che era... La tua di fatto la casa e cose, di 4-2, lì. Esatto, sì. Quello può. 6 metri sabbione ghiaietto, un 3 metri, una palata di roba di montagna. Ma li vedo tu come ne può caricare? Non ci vuoi prima che al piove? Non ci vuoi, ma è che tiene tutte cose. C'è io, poi ci vai, non è importante. Capo, lo faccio, faccio, dai che non è. Allora, carica. 6 metri, allora io metto 2 palate di sabbione ghiaietto, 6 metri però, e 3 metri di bianco di montagna, vedi come lo vuoi caricare, vedi tu. Va bene,
buona. E per strubbiare la carriera, che ne sai c'è da pullare con la carriera? Funziona. Passo modo, dai, tu carica dentro la tua palata di quella, non tante piene, sappi una chiaietta, adesso ci metto una palata del piano. Va buona. Grazie, per favore. Centrale, mi senti? Centrale, mi senti? Salvatore, senti? Dimmi. C'ho Gino al telefono, che c'hai quattro cubetti R30 da schiacciare? Questa è la R50, gli R30 li ho dati tutti, ci stanno quelli che abbiamo fatto le prove noi. R30 li hai dati tutti? Sì, prima c'era tutti e 40. Cosa non la cimola di quelli che dovresti schiacciare tu? Quelli sono campioni da 4, per verificarlo, da schiacciare uno, armare 3. Daniele, centrale, mi senti? Sì, sì. Ma Gabriele, questo nome del Suigi, quando arrivi in Uberton con chi ha provato i freni, ci tengerai in mano un momento. Ma si trovi, se faccio, va bene. Un meccanico dopo lo pondo l'autostrada, c'è? C'è, quelle che vanno a giocare, c'è che si fa tutto qui, c'è. Va bene. Hai dei dubbi, ci sta, li troverai, che sta domando questa precisa, ma questa è poca si giusta. Ok, lo messo Luigi per conferma, se no so capito dove è. Esatto, è là. Quelli del cancello appena la dove stanno deposto del mondetto, Fabio, un'altra propria, sta a fianco all'officina. E 50 metri c'ho io, passo. Lo cancello dopo quello della Munnezza. Attaccato che c'è la Munnezza, sta lo cancello per andare là, entra la rete in pratica, mi andrà da fianco proprio il capannone dell'officina. Appena dopo lo, 50 metri, capito? Ma nemmeno. Va bene. Salvatore, mi senti? Allora, rigide, può andare a luna, al varo, 6 metri, un po' abbondante, R30. Va bene, ora mi stanno a far caricare un'altra macchina ancora, le so. Questa fa bene. Bene, a suo punto, quello che hai fatto il vento di notte, sta fa ancora come sta verso, che quello preferisce un pompino, addirittura troiano. E ci vuole una bomba e mi dice sta verso. Gabriele, mi senti? Dimmi. Siamo lì che si capisce. Allora, tu come esci? Se mi sembra di portino va verso, diciamo, ulizzi verso Roma, in pratica. Va bene. Altra cosa, Adriana, scusa, ma tu che fai proprio l'uscita, io non so tante pratiche, l'uscita finale, dove finisce lo tronc? Adriana, che hai mai sentito? Adriano, mi senti? Salvatore, mi senti? Fabrizio, dimmi. Allora, chi è che sta venendo dopo, Paul? So, la partita di Vincenzo. E allora, carica un'altra macchina da 9 e così la bomba se ne può andare. E dopo l'urista, lo spezzo le fa la canale. Glielo dico subito, Salvatore. 9 metri hai detto, vero? Sì, un altro da 9. Vieni, vieni. Salvatore, mi senti? Dimmi. Mi chiama che lo spezzo in Gilevo.
po' di elio non ci vuole per niente, giusto? Ma penso di no, dai, sì, dopo di elio, sì. Parlavo dello spezzo per le scariche di canale, ma adesso faccio quelle che ci va bene. Fabio, mi senti? Sì. Quando ti incontro che Giangol ci sta l'assicurazione del camion, diglielo, se passa a piantarlo. Beh. Quando era? Sì, senti, mi vuoi essere più preciso se mi vuoi dare notizie dove è fermo questo incidente? Va bene. Chi va, Daneri? Avanti, ascolto. Dal Trento stanno andando gli A2, si stanno portando sul posto. Ti giuro. Quindi quando vuoi. Oh, carico subito. Va bene. Un po' Elio. Tu hai visto il peso? Mi senti Elio? Un po' Salvador. 93. E Guido, mi senti? Sì. Quella è un po' bagnata là, ma lo richiama lui, lo facciamo domani o dopo domani. Va bene, capire, non c'è problema, va bene. Che fa capire? Tu si, ce la fa? Ah, boh, leva un po' di roba, dopo quando riesci tu sempre ci sentendo mai, lì, lì. Va bene. Alvaro, mi senti? Sì, dimmi. Arturo Cialini vuole la bomba alla grande vende, non è mai tanto sicuro che la fa. Ma adesso che ne avevi parlato che te, che bomba ci vuole là? A me mi ha detto soltanto che forse la prossima volta dovrei andarci io. Poi che avrebbe fatto sapere non mi ha detto più nient'altro. Quindi non conosco nemmeno il posto, ma adesso tu a Silvi, tu per giù, al parcheggio, ma niente di specifico. A Villa Rossi, boh. E se c'è capo Fabrizio e là. Sono entrato al parcheggio con la plumina a scarica lucimento impastata. Fabrizio ci va bene là. Va bene. Gabriele, mi senti, scusa? Gabriele, mi senti? Ci andrai in ascolto. Gabriele, ha detto voi dolci, lo scalato se si può telefonare un momento. Paolo, mi senti? Va bene. Salvatore, mi senti? Dimmi. Tu non puoi bene da te? Due.
boh, sento un po', quelle orate si può andare, se no faccio di dove? Questo Andrea sa Lucandino, se no ci fai Fabrizi, ma Fabrizi la non so ci piace. No, Fabrizi non ci piace là. Fabrizio sta tornando su perché è grande vendita, mi ha detto che lo fa domani, se ne piove. Ma là giù lei lo combina tutto Meister? Beh, per la lunghezza sì, però quello per piazzare ci veniva tanto buono, a qua faccio uno di che siete, dai. Va bene, 9 metri R300, pilastri e tetto. Esatto, sì, pilastri e un po' di sola in pendenza, 9 metri R300. Bene, io mo Fabrizio ho fatto ripartire, devo sentire il zio pure, ma se lo sappiamo quello sicuramente non ha preparato. E tu non offri la risposta. Vabbè, allora ce ne può fare, sì. Sì, sì. Dopo aspetta, non poteva fare. Vabbè, se questa sta tra bombe sta pure in casa che serve. Là, se sta andando buona piazza, la faccio uno di questi. Questo spicci pure al bar, dopo. Va bene, ok. Va bene. Hai finito? Tu puoi passare dalla strada, prima puoi venire, puoi venire. Va bene. Guido? Sì. Purtroppo hai di 6-9 del blu. Sì. Dove mi senti? Sì, Paolo, dimmi. Cosa fai? Vieni qua Paolo, vieni. Bene. Salvatore, mi senti? Salvatore, mi senti? Dimmi. A chi io sto a posto, vado sopra, vengo sotto. Non vuole più? Ma no, ci manca qualcosina, se ne impastisce, o domani o stasera, non lo so. Beh, mostra, vieni Paolo, ci sono due e 6 metri da fare, ci sono spesso pure una bomba. Ringrazio qua di Bellaniere, pure al fatto che c'è niente. Ok, va bene, domani, ciao. Venerdì a luna. Ah, vedi chi si è carica a te la palla? Sì. Va bene, Corving. Sì, se non viene, Mari. Va bene. Salvatore, mi senti? Allora, allora mossa chiude, ha detto che puoi anche caricare, tanto qua fa, ci vuole poco andare a caprare. Va bene, ma lo carico subito. Ok. Salvatore, mi senti? Dimmi. Qua sta a posto. Va a montare, visto che niente. Va bene, va bene. Centrale, mi senti? Sì, dimmi. Scusa, capito, c'è un maro al telefono, avete serva la gola, c'è. Fammi vedere, eh? No, no, non ce l'ho messa io, sta all'80%. Sì. Salvatore! Dimmi. Allora,
ho finito, sto partendo, vado su. Non ho capito. Tu dove? A Caprara. Sì, ho caricato Paolo, sta lavando. Va bene. E metterci. Allora, sta attendendo sta signora. Vai, vai. Fammi vedere, mi senti qua.
entrevistante. Allora, digli che domattina noi abbiamo parecchie bombe da fare, partono pure sul tardi. Se mi rientra la bomba in area recente, siamo a luna, se no, andiamo avanti la bomba in giovane. Bene, va bene, l'uomo, gli sto ferito, chiudiamo qua e ci vediamo solo dopo. Prima diglielo quello che ti ho detto io. All'una dopo in casa appena che entra il pinno. Dobbiamo fare parecchie bombate domattina sul tardi della tarda mattinata, quindi speriamo che mi rendano le bombe in orario. Ma lui è Vicelli? Va bene. Paolo, mi senti? Sì, dimmi, capisci, ci nervi, dove vi trovate? Sì, io sono passatario, ci nervi, che mi trovo prendere 4 vitrate. Bene, questo è... non so se assente pure all'aria, mo che finite, salite sopra in ufficio che ci sta una riunione. Alvaro, mi senti? Dimmi, Gabriele. Allora, scusa un po', dopo che hai lavato la porta, sali un attimo sopra che gira, che c'è da parlare. Va bene, già avevo sentito prima, Gabriele. Ma per sicurezza, stavo sentito, va bene.